Ok ragazzi, questo vabbè, sì, il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio avevamo iniziato la sfida della torre degli inganni, avevamo completato i primi 10 piani, avevamo iniziato la seconda decina di piani, ci eravamo fermati a metà strada nello scorso episodio perché eravamo arrivati a 30 minuti, solo che poi ho avuto un attimo di panico a fine episodio perché non riuscivo a fermare il video perché c'era il touch del tablet che andava male. Comunque, ripetiamo i nostri combattimenti. Non abbiamo ancora finito la seconda catena di combattimenti della torre. Siamo a metà strada, ripeto. Dobbiamo affrontare adesso i boss che sono che mi hanno fatto, che mi hanno rotto veramente le palle. Allora, il primo è questo duo qui di mostri con un Gypsos che a volte parte con tecnica, a volte parte con potenza, dipende da come gli gira. Una cosa però è sicura, io adesso qui dico sempre il signor Lajagus di attaccare il Cefadrome, perché Cefadrome mi sta antipatico come mostro. Mi sta veramente antipatico, mi sta sempre antipatico Cefadrome. Quindi io adesso penso un attimo a... No, aspettate, questo qui fa testa a testa con me. Questo vuole fare testa a testa con me, capito? E però vedo che il signor Cefadrone vuole farmi, mi sa, un soffio delle sabbie. Spero che non mi ammazzi. Intanto qui vinciamo il testa a testa. Ti prego, non mi uccidere, non mi... No! Porca vacca, mi ho dimenticato di contare i conti a colpo. E abbiamo perso il cuore. Vabbè, qui vediamo di far fuori questo Cefadrone il prima possibile. Di buttare l'attacco il prima possibile, soprattutto perché dopo un po' fa anche lui attacco tipo attacco tecnica. Ok, e... impatto elettrico Lajagus sul Cefadrome, vai potenza. Dio, Dio, no, cecità che se lo manca. Ma come hai fatto a mancarlo, Dio santo. Dio santo, adesso ci dovrei infliggere cecità con lo stronzo di un Gypsos. Vai, pincella, così ci curiamo. No, perché veramente... Rottura di palle. Secondo me più andremo avanti, più avremo delle combinazioni stronze. Ok, ci ha fatto come è andato. Adesso questo qui, questo Gypsos ha fatto attacco potenza. Il prossimo è un attacco potenza, già ve lo dico. Penso. No, è tecnica, verso la fine fa attacchi potenza di fila. Madonna ragazzi, che rabbia sti mostri di cui non memorizzo gli schemi. Guarda, adesso faccio ancora potenza. No, io faccio potenza e basta, non me ne frega un cazzo. Ma adesso faccio solo potenza. No, la prima volta che voglio fare velocità fa tecnica, io lo so. Io faccio solo potenza adesso, non me ne frega niente, raga. Facciamo testa a testa, ma io... Io continuo così con attacchi in potenza, non me ne frega un cazzo, veramente sto Gypsos, veramente questo duro di mostri mi sta sui coglioni. Cioè Fadore mi sta più sui coglioni di Gypsos, però Gypsos anche lui mi sta molto sui coglioni. Oh, ecco, attacchi tecnica in arrivo, finalmente. Gli passa una statistica, una freccia che butta verso il basso, no? Ho capito bene cosa sia. Però mi sta stra antipatico, ripeto, allora, Cefadrome mi sta stra antipatico nei giochi normali di Monster Hunter, perché c'era, l'ho combattuto in Generation Ultimate, è un odio perché quando, innanzitutto quando tipo ti attacca con la coda, basta che ti sfiori un pochino, ma questo è con tutti i mostri, basta che ti sfiori un pochino e tu voli via, letteralmente. Poi dopo quando si fa un attacco, che quando si, tipo, avete presente un attacco che faceva a volte tipo il Giuratodus in Monster Hunter World? In pratica l'attacco lui si butta a terra, poi a un certo punto comincia a scuotersi come fanno i pesci, giustamente fuori d'acqua, e ti fa male cane. Ok ragazzi, questo scontro. Qui ragazzi c'è un trio, che madonna santissima, si fa incazzare. Qui è il momento ragazzi di far entrare in campo lo Zinogre, perché... Non c'è dubbio che io faccia a combattere a Lajagus questo trio maledetto. Però prima di tutto facciamo fuori questo un coso qui.
Adesso, se mi permettono di far fuori questo coso qui, vedo di sostituire la Jacuzzi con Zinoger. Perché allora perché sostituisco l'Ajax con Ginog in questo combattimento? Perché tutti questi tizi, soprattutto il Quetzalcoatl Cinereo, fanno degli attacchi che toccano tantissimo. Quindi metto su Ginog che ha una difesa bella alta. Allora, vediamo un po' cosa dire di fare a Ginog. Di raffica di tuoni, dai. Io intanto qui rispondo all'attacco tecnica del Yankutku. Il Quetzalcoatl è l'ultimo che facciamo fuori, perché poi dopo lui c'è uno schema che non è che fa incazzare, però è stronzo, come ben saprete. Finalmente l'ho imparato, però bisogna stare sempre attenti. Allora tu se fa una raffica di tuoi la fai su, ripeto, lo Yankutku, che la pecca di Ginoga che non conosce attacchi speciali tipo potenza, che se l'avesse avuto gli avrei detto di fare 100.000 volte. Vai, fai. Vabbè, sentite, dai, fai. Faccio il testa a testa qui con. Intanto la combo di Yankutku è tecnica, velocità. Poi dopo il Quetzalcoatl invece cambia tipo di attacco dopo che l'ho attaccato. Tipo adesso fa attacco velocità. E poi fa attacco potenza, quindi il suo schema è tecnica, se perde poi fa velocità, se perde fa potenza, poi se perde ricomincia da capo. Oddio, all'ultimo respiro, sì, all'ultimo respiro, perché è vero che avevo detto che ho insegnato a Zinogre il soffio drago per essere un po' attento più avanti per una sfida che faremo più avanti. No, ma che scema, perché ho fatto. Oddio, santo, ragazzi, perdonatemi, non riesco a. Vai, 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 pum! E io direi, ma sì, dai, facciamo qui. Qui facciamo, cominciamo a fare testa a testa anche con, ecco, buttiamo a terra Quetzalcoatl. E qui ho lasciato in vita lo Yankutku, perché adesso lo shock elettrico di Zinore colpisce tutti, quindi. Sì, però io volevo, ho messo velocità normale per far vedere l'animazione dell'attacco. Olè. Lo so che l'abbiamo già vista, però è figa, quindi la rivediamo. Vado! Tra l'altro, quando sono a terra fai più danni ai mostri. Allora, qui che c'è qua, c'è se è rialzato, fa pelle di ferro, adesso si mette tipo le orecchie sulla testa, ecco. Non è ancora incazzato, quando è incazzato ha fatto attacchi di fila, ricordatevelo. Adesso non fa ancora attacchi di fila, eh. Allora, vai, 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 palle di ferro ancora. Ok, nega tutti gli status alterati, fa. Ha voglia di prendere, di provare a caricare sempre il mio Zinoger, poi. Vai, sta già morendo, una cosa positiva, vai, fa attacco tecnica. E direi che. Olle! Madò! Questa è la prima volta che lo sconfiggo anche piuttosto facilmente, questo che c'è qua. Cioè, di solito mi dà veramente tanto filo da torcere. Chissà quando arriva quello normale, che non l'abbiamo ancora visto. Nuovo titolo per la carta raid, ragazzi, non capisco dove stavano tutti questi titoli, perché abbiamo guardato nello scorso episodio e non era apparso nessun titolo nuovo, quindi che cazzo? Cosa mi hai sbloccato? Le medaglie fantasma. Ok, adesso è il momento del trio velenoso, come lo chiamo io. Qui lo teniamo il signore Lazarus, perché come. Allora, qui fa attacco testa a testa con Remobra, fantastico, ecco fatto. L'attacco doppio. Pum! E Remobra è andato. Aia, che male. Allora, adesso è il momento, è il turno del. Guarda, qui rischio, gli dico di fare attacco velocità. No, porca troia.
Il Ludus mi triggera molto perché due volte fa potenza, a volte tecnica. Devo capire quando fa tecnica, però. Allora lui non dico più di fare adesso. Aiuto veleno. Ah, ma non siamo immuni. Ah, che bello essere immuni al veleno. Allora, adesso qui mi tiro. Prima mi tiro una mega pozione, poi monto il shell all'agia questo secondo, eh. Perché i miei punti di vita, più punti di vita ho, più, ecco, gli ripristino la vita se ho punti di vita alti. Cioè, gli ripristino la vita se ovviamente la somma da o i punti di vita di laser con su più punti di vita. Cioè, naturalmente. Vai, allora. Manca il signor Ludo Fupugero, vai. Poi raga, al prossimo piano c'è la razza andorata come ho spoilerato nello scorso episodio. Vai, attacco doppio. Vai, sì! Che attacco potenza, raga, devo scannerare, devo memorizzare, che non ho ancora memorizzato sto schema. Ma sicuramente però un attacco tecnica non va bene. Ok, tecnica, potenza, forse è questo lo schema. Potenza, tecnica. Ho l'ultimo respiro, che palle. Faccio fatica a farlo questo perché io ho la levetta rotta, cioè letteralmente a me manca la parte superiore della levetta. Un giorno si è rotto, si è staccato proprio la parte superiore della levetta, è rimasto solamente il sotto, quindi funziona ancora, ma cioè da è un po' più scomoda da muovere. Che vita triste. Ok ragazzi, il suo schema è potenza tecnica, l'abbiamo individuato. E adesso, giusto perché c'ho voglia, esplosione elettrica pesante. Ole! Vai, al prossimo, raga, al prossimo scontro se andiamo di livello, io e Lagerus. Vai, che bello. Tanto me l'ho dimenticato del fatto che in un combattimento abbiamo perso un cuore. Adesso prima di andare al prossimo scontro, che è lo scontro boss. Ecco, questo è un cuoricino. E ok, siamo a posto. Cioè no, anche mi ripristino anche i punti vita, già che ci sono, non c'ho voglia di... Tanto le pozioni ce le ho. Quindi cosa temo io di rimanere senza pozioni quando ne ho ancora 190, ma... Ok, e passiamo al secondo boss. Qui avevo detto che la prima volta che è arrivata c'era una view che diceva qui la pelle ce la lasciamo noi, e poi c'era un filmatino che ti faceva vedere la razza andorazza, che lo vedete là in fondo, che ci ruggiva addosso, quindi però non vi siete persi niente. In compenso l'area si chiama Anello della Luna... E direi che ha azzeccato il nome, perché la razza andorata è tipo... è la luna. Allora, razza andorata è stradebole agli attacchi tuono. E quindi per questo scontro terremo... Non solo, tra l'altro, c'ha delle parti che vanno distrutte, perché questo qui è un boss più difficile. Non solo fa attacco punta mefitica, da cui siamo bellamente riparati grazie a... da cui siamo salvi perché abbiamo l'immunità al veleno, ma appunto è stradebole al veleno e usa attacchi velocità. Ecco, questa è cosa volevo dire, usa attacchi velocità la signora rispetto al signore. Ecco, io scommetto tutto ragazzi che comunque il prossimo boss della torre sarà il Gathalos da Jet, io lo so già. Poi dopo il penultimo potrà essere saltato un decorziano, e per ultimo avrei ipotizzato un Kirin viola, che non mi ricordo come si chiama, però c'è una variante di Kirin in questo gioco che si chiama, che è un Kirin viola. Ok, un ultimo soffio dilagante d'urto dovrebbe bastare a far fuori le due parti, la testa e la coda assieme. Aia che male. Boom! Perfetto. Allora, adesso qui ti sconsiglio, Raf, ti sconsiglio di fare attacchi potenza, bello mio. Adesso qui mi curo. Madonna, che culo fa attacco potenza! Ok, e adesso farà punta mefitica con... probabilmente, sì. Ma dai ragazzi, la conosco a memoria il suo schema. La razza si è incazzata. Aiuto!
soffio dilagante d'urto, fai, bravo. Un lamento lunare toglie, annulla tutti gli status positivi, ma mai messi, quindi. Ok. Vai, punta mefitica ancora fa. Ih, che male! Che male, sono sempre io quella che si fa più male comunque. All'ultimo rispiamo. Non potete fare gli scontri poderosi, che almeno quelli sono bravi a farli. No, 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 porca troia, che male. Porca troia, che male. Vedi che succede davvero, la levetta rotta. Dio santo. Ah, qui vuol fare testa a testa con me. Vai, oh, attacco doppio. Forse la finiamo. Non la finiamo, che cazzo dico. Ma sono ancora un botto di vita, cosa vuoi finire? Ah, aspetta, forse però l'attacco finale basta. No, non basta, però ci speravo. Ho scontro poderoso, forse così la finisco, eh. Non la finisco, raga, ma sempre per poco non la finisco. Vai, 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 un colpo. Oh, no, no, dai. Volevo finirla senza niente. Due cuori persi in una botta sola. Ma pure fottuto. Però bella mia, contro colpo ti uccide. Madonna, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo recuperato, ok, siamo 7 di livello noi due. E adesso direi che possiamo ritornare al villaggio per ripristinare i cuori, perché ne abbiamo bisogno. Non ci vuoi di sprecare essenze vitali. Le essenze vitali me le tengo per il labirinto, perché là... là potremmo ripristinare quelli solo nei checkpoint, però tra un combattimento e l'altro li ripristinerò sempre. Ok, 20° piano si chiama tranquillità. Ok ragazzi, dal prossimo piano in poi non so un cazzo, quindi speriamo di non trovarci squadre di mostri troppo infami. Comunque vedrò di andare, di sfruttare il più possibile in questi combattimenti la debolezza elementare, se me le ricordo. Perché avete visto che la razza dorata siamo riusciti a batterla facilmente, perché c'avevo il mostro dei fulmini a fianco, che tra l'altro per lanciare l'attacco. Ecco, allora, penso che gli attacchi che mi piaceranno più in assoluto saranno nei prossimi scontri il soffio dilagante di tuono, che già mi piace. Ma poi dopo, quando sfrutterò anche soffio dilagante di drago dello Zinogre, perché soffio dilagante di drago fa danni di drago a tutti, quindi. Ok, abbiamo ripristinato i nostri cuoricini. Siamo a 17 minuti. Mi sa che anche questa catena, ma mi sa che anche questo episodio lo fermeremo tipo a metà strada della seconda, della terza catena di mostri. Comunque, andiamo al piano 20 della Torre degli Inganni, che è l'ultimo che ho trovato. Ci rimangono ancora due gattovari da trovare, che secondo me saranno più alla 30 per la 40 a sto punto, quindi. Allora, andando di tutto, ci rimangono ancora tre catene di combattimenti da fare, ecco. Andiamo senza paura. Tanto la maggior parte dei mostri che mi stavano antipatici li abbiamo già affrontati, quindi. E poi dopo il primo piano parte sempre, ecco, con un mostro stupido, tipo il sciacalaca. Ok, vediamo quanto tempo impieghiamo a favore di sciacalaca. Partiamo con un soffio dilagante. Ok, solo sciacalaca, perfetto, vai. Facciamo di... Allora, tutti quanti, perfetto, tutti vogliono caricare me, bello. Sono ancora vivi, ok. Aia. Facciamo ancora un soffio dilagante. Non possiamo fare ancora un soffio dilagante perché non ho abbastanza punti. Tanto questi ullano come se fossero ammainati. Chissà che... sì, però adesso... Ok, soffio bravo lo fa lui adesso, soffio dilagante d'urto. Dai! E vai, posto! Quanti punti esperienza per questo... Madonna, 6.000 punti di combattimento! Solo per il primo scontro, oddio mio, ragazzi, quanti... Quanti punti esperienza guadagnerò in tutta da questa catena di combattimenti? Boh, comunque... qui, ecco fatto. Do cuo con le pozioni normali e do tipo una pozione a centinaio di punti vita. Tipo se ho 300 punti vita e ne ho persi 200 in combattimento, quindi adesso ho 100 qualcosa di punti vita, do due pozioni per ritornare al 300. Oh, attenzione, con Galara.
Sarà accompagnato da un Kogalan normale, un Kogalan smeraldo. Beh, in quel caso questo trio l'ho già affrontato. Vediamo. No, solo due Kogalan, ok. Tanto il Kogalan smeraldo è già. Il Kogalan normale è già rilevata la vita perché non mi ricordo quando. Ah sì, ho battuto un Kogalan di alto rango nel labirinto la prima volta che ci siamo passati, vero? Aiuto pressione. Adesso vediamo di. No, nessuno qui adesso vuole fare testa a testa con l'Ajax, così compenso vorranno farlo tutti con me. No, però secondo me mi scorreggia addosso adesso. No, Kogalan aspetta, quello smeraldo. E anche l'altro aspetta, a volte aspettano questi due, così, perché gli va. Noi facciamo attacco doppio. Uole! Vai, qui facciamo attacchi. Aspettate. Qui nessuno fa testa a testa, ok. Faccio fuori dei due prima il Kogalan normale perché il Kogalan smeraldo a volte fa l'attacco che si chiama pancia. Ecco, pancia possente, che per un turno annulla tutti gli attacchi. Quindi vai di soffio dilagante tutto. L'Ajax, vediamo quanto male fa. Oh, super efficace, attenzione. All'ultimo respiro. All'ultimo respiro con un Kogalan, ah, sì. Ah, ma è vero, sì, che posso sputare fuoco, è vero, con i poteri dei funghi, ma possono. Vai. Testa a testa. Quello aspetta. Noi continuiamo a prendere a colpi di spalla il tuo cugino. Ahia, che male. Sospettavo facesse potenza, ma non volevo rischiare. Ok, siamo a livello 3 con le gambe. Aia, ok, momento di fare testa a testa con. No! Raga, rischio ancora attacco tecnico. Fa più attacchi potenza l'altro, lo smeraldo, è vero. Ok, sta per perdere clamorosamente un anno. Ok, fa potenza, fa il contrario con la smeralda, vero? Fa potenza, potenza tecnica. Aiuto, gas esplosivo. Adesso il gas esplosivo. Non posso più curare l'Ajax, ragazzi. Eh sì, però basta. Deve flitto lo status che non si può più curare. Basta prenderlo così. Kogalan si è incazzato. Allora, ho capito che adesso fai attacchi potenza. Non ho capito un cazzo. Addio, Lazarus. Porca vacca, un cuore perso. Soffio dilagante d'urto. Allora, dovrebbe essere la scheda, dovrebbe essere potenza, potenza. Potenza, 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 tecnica, tecnica. Forse è questo lo schema. Guarda che qui veramente si fa un lavoro di cercare di imparare a memoria le cose che. Allora, adesso qui ha fatto tecnica, giusto? Vado, 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 l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Ci sono, ci sono. Non ci sono! Non l'ho capito, raga, non l'ho capito. Non l'ho capito. Però l'ho sconfitto. Ok. Adesso 31, madonna, 31.000 punti esperienza, raga, tantissimo, tantissimo. Ok, recuperiamo il cuoricino qui con la linfa vitale perché non so cosa mi aspetta avanti. Tanto ho qua 48 linfe vitali. Qui ripristino. Ecco fatto. Vediamo il compenso per questo piano che cos'è. 5 cristalli di verità puro, bello. Bello, bello, bei oggetti. Adesso sparo Zinogre. Ciao Zinogre, vero? Ciao. No, c'è lo Yangaruga. Forse accompagnato da qualche mostro marino, non so, tipo il Lajacus.
No, un Gypsos, viola, vi prego, Gypsos, basta, Gypsos. Però è anche vero che effettivamente non li avevamo ancora affrontati. Allora, qui vediamo, non mi ricordo ragazzi assolutamente lo schema dello Yangaruga, quindi vado di attacchi potenza. Ok, fa tecnica, tecnica. Giustamente fa tecnica, come il suo cugino. Però non mi ricordavo lo schema, ragazzi, tanto qui diamo di... Allora, io allora direi di attaccare assieme all'Ajacus il pollo, troppo cosciuto, e poi facciamo fuori il Gypsos. Va, impatto elettrico. Ah, ma fottuto, tecnica, tecnica e velocità è lo schema. Ma Dio santo, anche il Gypsos ci si mette, è vero. Sì, allora dovrebbe essere questo schema, raga. Dai, voglio farlo fuori. No! Io continuo ad attaccare lo Yangaruga, ma me ne frega di te, Gypsos, anche se c'ho il... Oh, la grande che l'hai paralizzato! Senti, facciamo una cosa, Raja, attacca tutti e due col soffio dilagante, io intanto mi curo. Quindi anche loro stavano per fare soffio dilagante di fuoco. Sì, certo. Pum, mancato, ma perché proprio lui volevo che prendessi? Vai, paralizzato. Senti, Lajacus, colpisci, avo, fai testa a testa con te, eh. Che culo, tecnica ancora. Oh, è a terra, raga, a terra. Secondo me manca poco per fotterlo, comunque. Dai, l'ho schivato, ma sono io, proprio io dovevo essere cieca oggi. Vai, soffio dilagante adulto. No, ho fatto la gara tecnica perché pensavo che facesse... No, dai, ma ho perso ancora un cuore, ma... Vai di soffio dilagante, finiscilo! Giuro che se perdo il suo scontro... No, porca troia, raga, per poco! No raga, sentite, devo far fuori questo Yangaruga prima di far fuori il Gypsos, che ho visto che fa solo attacchi potenza. Quanta vita c'ha questo Yangaruga per non morire ancora? C'è un moschino di merda. Vai su. Vai, lui perde turni. Ah! Oh, finalmente è morto, raga. Vai, qui è il momento di far fuori questo coglione, finalmente. Madonna, fottiti, cazzo. Facciamo questa esplosione elettrica, le... Oddio santo ragazzi, che odio. Bene, ok, allora i Gypsos abbiamo finiti. I Gypsos abbiamo finito di vedere. Ancora titolo per la carta Rider. Ma cosa? Quali titoli? Non... Allora, curiamoci qua. Allora, siamo a piano 23, cavolo, siamo già a 29 minuti. Ok, ragazzi, io direi di vedere io. Ok, ragazzi, no, io voglio fermare l'episodio alla prossima botte ferie, quindi. Oddio l'Agnactor, oddio mio, ragazzi. La raga l'Agnactor. Ce la possiamo fare. Allora. Facciamo questo sconto, poi andiamo a prendere la botte al piano 25. Ma siamo lo Zantios. Dio mio, ragazzi.
Entrambi fanno attacchi tecnica, però ok, sì. Oddio ragazzi, paralizzato subito, grande l'agio questo. Adesso ragazzi evito di perdere, adesso evito ragazzi di non... A volte fa attacco velocità, lagnato, aiuto. E anche lo zampio, se raga. Madonna, raga, che male che mi ha fatto! Presto in sella! No, fa più velocità che tecnica lo stronzo. Allora, raga, lo suo schema è tecnica, velocità, velocità. E io faccio subito l'attacco finale qui perché... Vabbè, almeno è debole al... Intanto uso una linfa vitale qui perché mi tolgono troppo. Almeno, ragazzi, è debole al fulmine, almeno quello. No, raga, mi sa che per questo scontro metto... Sentite, cambiamo, metto solo Zinogre perché mi tolgono troppo. Vai Zenogre, vieni qui. Bravissimo. Allora. Vai di raffica di tuoni. Fagli male. Lui si mette la corazza glaciale nel mentre. Vai avanti, bravo. Bene che non vedo neanche quanto fino a dove arriva la... Non vedo neanche fino a dove arriva magari il raggio che va. Io ruoto la levetta. Vai, fra un po' morirà questo. Aiuto, sto catashock. Che male. Ancora l'ultimo respiro. Bravo, bravo Zinogre, bravo. Bravo anch'io che riesco a... Speravo di fare il testa a testa, niente. Allora, montiamo in sella. Tutti i soffi dilaganti che mi fanno. Oh, è lagnato la terra finalmente. Allora, è il momento qui di ricordarci qual è lo schema qui dell'Ario Zaltos. Qual è lo schema? Ah sì, lo schema era che quando si faceva la corazza. Oddio raga. Vabbè, per sto scontro raga è meglio comunque combattere a fianco di Zinogre, eh. No, niente. Raga, non ho capito. Allora, quando c'ha la corazza fa attacchi tecnica, non ho capito. Allora, tecnica, velocità. No, io faccio attacco finale perché altrimenti al prossimo... Corazza glaciale, sì, bravo, ancora l'ultimo respiro. Dai, vai avanti. No! Dio santo, raga, stavamo andando bene. Stavamo andando bene, non avevo ancora perso nessun cuore, niente. Niente, all'ultimo abbiamo perso un cuore, tra l'altro. Mi sembra un episodio di Monster Hunter World. Svengo all'ultimo per ritornare al mostro che si è messo a dormire, gli faccio esplodere le bombe in testa e muore. Le bombe botte, ricordiamoci. Madonna, ragazzi, che rabbia. Ok, passiamo a vedere, passiamo al quinto piano. Cioè, piano 25. E poi qui vedo che il povero Lazarus va ancora a fuoco, gli va ancora il culo a fuoco, quindi fogliolina di aloe, ecco fatto. E adesso anche senza vitale, perché abbiamo perso ancora un cuoricino, che palle ragazzi, ci stavo credendo, non avevamo ancora perso cuori. Però ecco, penso ragazzi, oh, quanti punti esperienza mi sta andando? 5 cristalli eredità gelo. Allora, abbiamo individuato, deve individuare... Allora, ecco la botte Feline. Siamo a metà, siamo a, giusto al, questo è il piano in cui siamo proprio a metà della torre. Allora, vediamo un po' se è più una botte.
Ti prego, dimmi che ho attesa, meno male. Siamo fortunati, raga. Posto. Vai. Olè, livello 84x9. Perfetto, adesso possiamo fermare l'episodio. Volevo arrivare almeno a metà strada per questa seconda catena di combattimenti. Poi fermare l'episodio. Che vediamo qui. Chi sarà il prossimo avversario? Poi fermiamo l'episodio qui. Essenza vitale, grazie mille, proprio mi serviva. Allora, il compenso mi sono dimenticata. Questo qui è il secondo episodio della giornata? Sì. Oddio, un basario sverbiglio. Beh, sei per meglio della Gnactor.